Ed eccoci qui pronti a partire anche per questa nuova avventura con Radio Chef, gli eventi in Friuli Venezia Giulia da maggio che poi ci guideranno anche nel mese di giugno. Oggi parliamo di ingredienti veramente spettacolari della nostra terra. Parleremo di vino, parleremo di olio, faremo un giro anche nell'oltreconfine, ma voglio partire subito insieme agli amici di Promoturismo FVG che ci portano in viaggio ogni settimana tra i sapori e i colori del nostro territorio da quello che sarà uno dei festival anche più attesi con la sua seconda edizione, il Ribolla Gialla Wine Festival. Si terrà a San Vito al Tagliamento da venerdì 31 maggio fino a domenica 2 giugno con un ricchissimo programma di eventi anche dedicati soprattutto al protagonista, al vino simbolo del Friuli Venezia Giulia, la Ribolla Gialla. Ma a parlarne con noi oggi c'è Maria Teresa Gasparetta, titolare di Sorsi e Percorsi. Buongiorno Maria Teresa. Buona giornata a tutti. Allora, inizia a portarci un po' anche in avanscoperta, in anteprima, all'interno di queste nuove pagine, anche di questo nuovo capitolo del festival. Sì, come dicevi, un weekend ricco, ricchissimo, quello del Ribolla Gialla Wine Festival, colmo di degustazioni, masterclass, musica, incontri, mostre, arte, cultura, eventi, insomma un festival che può accontentare i wine lovers, sicuramente, gli appassionati del vino, ma anche le famiglie, i bambini, ci sono tantissimi luoghi con giochi, eccetera. E la cittadina di San Vito al Tagliamento, bellissima fra l'altro, con tutti i suoi monumenti storici, palazzi storici, ospiterà nella piazza, nel centro storico, delle casette dove si potrà degustare la ribolla accompagnata a dei piatti tipici del territorio. Poi ci saranno degli angoli, per esempio, dove verrà proposta la frittura, quindi tutti piatti comunque pensati per essere abbinati alla ribolla gialla, che è proprio la protagonista, diciamo, del festival. Quest'anno è stata aggiunta anche una collaborazione con Pordenone Legge, una collaborazione importante che vedrà due incontri dedicati proprio alla presentazione dei libri. Ci sarà Dario Vergassola e Maurizio De Giovanni, quindi due nomi, diciamo, importanti. Così come quest'anno il Ribolla Gialla Wine Festival è stato incrementato con una selezione dedicata ai vini Ribolla Gialla, e quindi il primo di giugno, al momento dell'inaugurazione, verranno anche decretati i vincitori, che sono quattro, per ciascuna categoria presentata alla selezione. Quindi, diciamo, due novità importanti di questo festival. Wow, si continua quindi a crescere. So che poi voi di Sorsi e Percorsi avete curato anche gli appuntamenti che ci parlano di vino all'interno del programma e che potremo vivere durante queste giornate. Esatto, dicevo, ci sono due masterclass importanti, una guidata da Stefano Cosma e che verterà sulle ribolle spumanti, e una curata da me che invece si occuperà di tutte le interpretazioni della ribolla gialla, quindi dalla spumante metodo Charmat e metodo classico alla versione ferma e alla versione macerata. Quindi chi verrà a San Vito al Tagliamento potrà in questo weekend anche partecipare ovviamente alle masterclass, ma anche girando di stand in stand venire a conoscenza appunto di questo vitigno tipico autoctono della nostra regione. E volevo chiederti proprio per questo legame San Vito al Tagliamento e Ribolla Gialla, perché nasce qui anche questo festival? Allora, questa è una bellissima domanda. Il Ribolla Gialla è, dicevo, un vitigno autoctono della nostra regione che riesce a dare degli ottimi risultati sia in pianura che in collina. Diciamo che la collina è sicuramente l'area dove soprattutto la versione ferma e la versione macerata dà dei risultati eccellenti che tutto il
il mondo ci invidia, la pianura è forse più portata per regalarci delle ribolle spumanti molto molto interessanti. E quindi ecco allora che nasce l'idea appunto di sposare questo vitigno rappresentativo della nostra regione, anche se voglio ricordare che viviamo veramente in una regione, in un'area meravigliosa per quanto riguarda il vino in generale, quindi siamo riconosciuti in tutto il mondo per le nostre eccellenze, alle quali possiamo aggiungere con grande orgoglio, voglio dire, tutto quello che è arte e cultura. Beh, bello, sicuramente questi appuntamenti ce lo permettono, ci permettono di farlo e di entrare proprio in questi mondi che quando conosciamo gustiamo anche più volentieri. E quindi insieme a Maria Teresa Gasparetti io vi invito anche a vivere questa nuova avventura dal 31 di maggio fino al 2 giugno. Maria Teresa, ci vediamo direttamente a San Vito al Tagliamento? Vi aspetto sicuramente all'inaugurazione che, ripeto, sabato 1 giugno alle ore 10, che oltretutto, come dicevo prima, verranno premiate le cantine vincitrici, e poi ci sarà un convegno molto molto interessante su uno studio fatto proprio sulla ribolla spumante, quindi vi aspettiamo. E ripeto, giochi, mostre, musica, divertimento, stand enogastronomici, perché insomma, diciamolo, a tutti piace mangiare bene e bere altrettanto bene. Quindi un weekend di vera festa a San Vito al Tagliamento, vi aspettiamo. Grazie Maria Teresa Gasparet per essere stata con noi. Io vi invito ad andare a scoprire di più quindi sul sito sanvitoaltagliamento.fvg.it e anche sulle pagine di Promoturismo o turismofvg.it trovate sempre tantissimi percorsi in cui lasciarvi guidare nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Passiamo alle nostre protagoniste anche di questo appuntamento, quello con Radio Chef, che sono le vostre ricette, quelle dei nostri ascoltatori. Oggi ho voluto scegliere una ricetta molto semplice da preparare, perché ci mettete davvero un attimo, ma molto molto gustosa e adatta veramente a tutti coloro che hanno voglia di impreziosire un po' anche un piatto semplice. Sto parlando della ricetta di Alessandra Padoà, che ci scrive da Cormons e ci ha regalato la sua versione delle fettine di pollo al limone e zenzero. Vi serviranno per preparare questa ricetta, che è adatta anche a persone intolleranti al glutine, 300 grammi di pollo biologico, 3 cucchiai di farina di riso, oppure se lo preferite farina 00 quanto basta, 2 limoni, vi servirà solo il succo, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, mi raccomando buono, ma scoprirete poi anche perché vi diciamo buono, 2 spicchi d'aglio, zenzero in polvere, mezzo cucchiaino, oppure dello zenzero fresco grattugiato a piacere, ancora sale, pepe, poi una padella antiaderente per la cottura. Andrete ad accendere la fiamma alta, fate soffriggere l'aglio a pezzetti oppure schiacciato, passate poi le fettine di pollo nella farina di riso, mettete direttamente in padella con sale e pepe e fate rosolare le vostre fettine da entrambi i lati. A 3/4 circa di cottura aggiungete il succo di limone, fate restringere e asciugate e aggiungete lo zenzero a piacere. Servite con un'insalatina leggera e pomodorini, come vediamo anche nella nostra diretta video direttamente in figura. Un piatto gustosissimo, lo preparate veramente in pochissimo tempo e direttamente pronto per essere gustato, ed è adatto veramente a tutti, con questo anche zenzero che fa il suo lavoro. Ma come detto, passiamo a un altro evento, ci spostiamo a Oleis con gli eventi dedicati alla cultura dell'olio e del territorio. Infatti il 24, 25, 26 maggio ci sarà un ricchissimo programma per l'appuntamento con Oleis e dintorni. Ce ne parla la presidente del gruppo Oleis e dintorni, appunto, che è Anna Maria Chiappo con noi. Sì, esatto, e diciamo che ci sono diverse eventi, diverse eventi all'interno della festa che permettono di entrare nel parco della villa, di assaporare questo momento di rilassamento, di divertimento, ma anche di visitare tramite percorsi per la camminata in collaborazione con la FIASP, percorsi all'interno del nostro territorio, quindi sulle bellissime colline dell'abbazia e del territorio circostante. E con la camminata invece del FAI, grazie alla collaborazione con FAI, si può andare, oltre che a fare una bella camminata in collina, anche a degustare un vino particolare DOC della zona, che è il Tazzeleng.
Beh, sicuramente è una bella scoperta anche del Friuli Venezia Giulia. Poi dicevi camminate, ma anche pedalate cicloturistiche guidate, quindi si potrà veramente vivere un percorso molto intenso. E poi parliamo di gusto, perché ci sono anche i chioschi, si potranno gustare tantissime specialità, e ci sarà anche l'apertura della cucina con un ambasciatore del gusto del Friuli Venezia Giulia. Esatto, con Kevin Gaddi, ambasciatore del gusto del Friuli Venezia Giulia, che coordina le bravissime signore che abbiamo in cucina del luogo, naturalmente, che prepareranno tutte le specialità che sono nel nostro menù, quindi le guancette di maiale, i charzons, le crespelle, la panna cotta, l'angus con l'aceto balsamico dell'azienda Midolini di Manzano, e quindi diverse specialità particolari, ma tutti prodotti del nostro territorio. Anna Maria, poi questa manifestazione ci porta veramente ogni anno a riscoprire la preziosità del nostro olio, perché quanto può andare proprio a cambiare un piatto, può veramente dare quello sprint in più, veramente. È una manifestazione che cresce ogni anno aggiungiamo qualcosa che possa attirare un po' l'attenzione di tutti, affinché possano venire a scoprire questo bellissimo posto, questo bellissimo territorio che abbiamo, queste bellissime e brave aziende che producono sia a livello agricolo che industriale, perché ricordiamo anche Manzano è il distretto, rientra nel distretto della sedia, capitale della sedia, e quindi abbiamo anche delle sedie che ci sono state prestate da un'azienda e che le utilizzeremo all'interno della festa, quindi questa collaborazione con il territorio. Bello, e poi anche veramente, dicevamo, appuntamenti aperti a tutti, dai più grandi ai più piccoli, che potranno così correre spensierati nella natura, saltare sui gonfiabili e poi gustare naturalmente i piatti preparati, e poi anche arte oltre allo sport e al gusto, quindi c'è veramente tutto. Esatto, ci sono diversi eventi anche per i più piccoli, perché naturalmente se una famiglia vuole venire a pranzo o ad un evento all'interno della festa, è necessario che ci sia anche qualcosa che possa interessare i figli, i ragazzini, e quindi ci sono i maghi, ci sono chi racconta delle favole, ci sono i gonfiabili, c'è la possibilità di provare a dipingere dal vivo con un goccio d'olio, e quindi i nostri Olivarelli Junior guidati dall'artista del luogo Renato Paoluzzi, diverse attività dove possono sbizzarrirsi. Wow, veramente mi sta interessando anche a me, quindi mi unirò a loro magari con gli Olivarelli. Sembra molto interessante. Grazie Anna Maria, io intanto ti ringrazio. Volevo chiederti anche un po' gli orari di queste tre giornate, così ci iniziamo già a preparare. Allora, inauguriamo venerdì alle 18:20, c'è l'inaugurazione, e poi seguirà anche l'inaugurazione delle mostre, anche della mostra fotografica che racconta la storia di Oleis, e con delle foto bellissime, dove anche vecchie, molto vecchie, dove si vedono le tradizioni come si viveva una volta. Dopodiché ci sono tutti l'aperitivo per i giovani e meno giovani, insomma un aperitivo prima di iniziare la festa, per brindare ci vuole, e di conseguenza tutti i vari corsi, le corsi di degustazione, potatura, la cucina, si apre la cucina, quindi si può stare a degustare i piatti del territorio. E poi la domenica, che è la domenica alle 10, c'è un bellissimo convegno dove si parla sì della storia di Oleis, dove si parla di come è nata anche la festa, dove si tengono vengono spiegati tutti i test sensoriali che sono stati fatti sui campioni che hanno fornito le aziende per il premio Olio dell'Abate Panseri, che abbiamo voluto quest'anno intitolare, in quanto il proprietario ci ha dato questa disponibilità, e adesso in suo ricordo, insomma, abbiamo intitolato il premio.
Io ringrazio Anna Maria Chiappo per essere stata con noi, presidente dell'associazione Oleis e dintorni, e ci diamo appuntamento quindi questo venerdì 24, sabato 25, domenica 26 maggio, come avete potuto sentire un ricchissimo programma di appuntamenti per grandi e piccini a Villa Maseri a Oleis di Manzano, un appuntamento per scoprire proprio il nostro territorio, anche perché dai dati dell'ERSA nel 2023 il Friuli Venezia Giulia ha avuto una produzione di 143 tonnellate di olio d'oliva. E sono circa 620 gli ettari coltivati a olio in Friuli Venezia Giulia, di cui metà si possono considerare professionali, così abbiamo anche qualche dato su gli oli. Infine, il nostro viaggio si chiude nell'oltreconfine insieme agli amici di Mein Sonntag, la rivista di viaggi ed enogastronomia che ci accompagna ogni settimana in delle esperienze e avventure nuove. Ci troviamo questa volta nel sud della Carinzia, nell'idilliaca Valle Bodenthal, dove si trova un gioiello naturale davvero molto molto speciale. Stiamo parlando del Meerauge, l'occhio del mare, un piccolo lago alpino che ha davvero qualcosa di speciale che incanta tutti. Le sue acque turchesi infatti sono così limpide che si può quasi vedere il fondo. Si trova, dicevamo, nella Valle Bodenthal, ai piedi della montagna Karavanke, una meta escursionistica popolare soprattutto tra gli abitanti di Klagenfurt, perché si trova solo a mezz'ora a sud della capitale della regione. Una volta arrivati a Bodenthal potrete parcheggiare la vostra auto al parcheggio Meerauge e raggiungere in pochi minuti a piedi lungo passerelle di legno senza barriere fino al magico lago. Questo il percorso un po' da seguire. Il Meerauge è considerato è detto anche buco di ghiaccio morto creato da un ghiacciaio durante l'ultima era glaciale, quindi un po' anche di storia. Le alghe sono responsabili della particolare colorazione dell'acqua, che a seconda della stagione dell'incidenza dei raggi solari brilla dal verde all'azzurro fino ad arrivare anche al turchese. Ma non è stato proprio questo particolare colore a dare il nome all'occhio del mare. Secondo una leggenda è collegato sottoterra al mare ad altri specchi d'acqua, quindi un collegamento che unisce un po' tutto. Dal Meerauge parte anche uno slow trail, un piacevole percorso circolare lungo circa 5 km che porta al Merkenwiese, Prato delle Fiabe e ritorno. Sulla via del ritorno dovrete per forza anche fermarvi al Bodenbauer, un accogliente guesthouse dove potrete gustare il croccante arrosto di maiale, la specialità della casa, o altre prelibatezze carinziane come i Kärntner Käse Nudel, ravioli farciti di ricotta e la Bratwurst, la tipica merenda con speck e pane nero servita su un piatto di legno. Mi fa già venire fame, io non ho voglia, non vedo l'ora di andare a vivere anche questo percorso, perché tra la primavera e l'estate sicuramente saprà catturare anche i nostri occhi. Per saperne di più c'è anche il sito meinsonntag.at, dove potrete scoprire anche tutte le prossime avventure ed esperienze da non perdere, e noi continueremo a parlarne anche nei prossimi appuntamenti. Il nostro appuntamento di oggi invece con Radio Chef si chiude qui, continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social, dove potete sbirciare nei nostri studi anche negli eventi dove vi portiamo, e sul nostro sito radio.0.it trovate il ricchissimo ricettario con le ricette dei nostri ascoltatori. Continuate a scriverci anche 338-611-6060, il nostro numero WhatsApp, dove continuare a inviare il vostro gusto. Ciao a tutti, ci ritroviamo domani per una nuova puntata.